Ciao, sono Cristina Coltelli e volevo invitarvi il prossimo 9 giugno, venerdì, allo spettacolo Rupigal. C'era una volta Edith Piaf con la sottoscritta e il maestro Fabrizio Milani e Sergio Chiti. Sarà una serata a base sicuramente di canzoni, ma anche di storie, perché andremo a raccontare la storia straordinaria di questa donna, straordinaria, con però elementi meno conosciuti, e parleremo soprattutto di quello che io chiamo il Vangelo del secondo Piaf, che è un po' il modo in cui lei affrontava la vita ma affrontava anche l'amore, che è quello, un po' la sua eredità, quella che ha lasciato. Ascolterete, oltre ai grandi classici che non ve li faremo mancare, ci mancherebbe altro, anche delle canzoni meno conosciute, soprattutto del periodo di strada, di quando ancora cantava per strada. E canteremo tutti insieme, così come si dovrebbe fare, perché queste sono canzoni create per essere non solo cantate dal vivo, ma anche essere fruite dal vivo, perché molte, appunto, ripeto, nascono dalla strada. Bene, a questo grandissimo appuntamento che si svolgerà ai Cantieri Culturali della Zisa, all'interno della rassegna Sponde Sonore, organizzata da Arci Tavola Tonda, che ringrazio per questa opportunità, perché erano 20 anni che non facciamo questo spettacolo, quindi sarà anche una reunion personale molto importante e forse con una sorpresa finale, io ve lo dico. Che altro, vi aspetto ai Cantieri Culturali il 9 giugno, venerdì, Tavola Tonda, a Rupigal. C'era una volta Edith Piaf. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras.